Ciao ragazzi, buonasera a tutti, bentornati alla consueta rubrica di Taglio Corto. Quest'oggi andremo a riaffrontare il tema Ultras, tema che ha destato molto scalpore nelle ultime puntate, nel senso che è stato molto seguito e vi ringraziamo di questo. Oggi abbiamo portato un altro responsabile di un'altra grande realtà ad oggi della Serie A di calcio, Fausto. Grazie ragazzi per l'invito, grazie per me è un onore Fausto. Essere qui con voi. Grazie a te di aver accettato il nostro invito, di venire qui a raccontarci un po' com'è far parte di un gruppo, essere responsabile di un gruppo che in Italia ha patito per anni, a livello calcistico intendo, delle serie minori, quindi ha affrontato tanti chilometri con in campi magari non così importanti e clamorosi come quelli della Serie A, però con tanto di cappello e di rispetto per quelle che sono le dinamiche di un gruppo come quello del Monza, che io comincerei lasciandoti la parola e raccontando un po' dagli antipodi come nasce il movimento bianco-rosso di Monza. Beh, guarda, gli Ultras a Monza nascono come un po' in tutte le curve d'Italia, diciamo, negli anni 70. E, ovviamente nasce come... con molto spontaneismo, come un po' capitato altrove, soprattutto anche come rigetto un po' a tutto quello che accadeva nella vita sociale del paese, no? Perché gli anni 70 erano anni difficili, anni di strada, anni di pistola, no? Anni di tensioni sociali molto importanti, forse qualcuno ha anche un po' voluto spostarle un po' negli stadi anche per contenerle. E quindi insomma, i primi Ultras, lo sappiamo, nascono in quegli anni, anche a Monza, e con tutto quello che era lo spontaneismo dell'ora, gli scontri dell'ora, il fatto che era un po' una vera e propria giungla, dove è giusto dirlo, non era certo il movimento Ultras di oggi, ma questo un po' ovunque. Allora trovavi che gente di Monza che magari andava a vedere anche altre squadre, ovviamente parliamo di Inter, Milan e Juve, magari spesso ovviamente al tempo non si andava in trasferta perché era un po' così, no? Era tutto molto più spontaneo. Allora quando c'erano determinate partite le trovavi tutti in casa a far scontri e gente che finiva nell'ambro, insomma, poi sono storie, racconti epici, e fino a quando poi si forma gli Ultras moderni negli 80. Noi lì abbiamo avuto un grosso problema, il fatto che abbiamo perso uno spareggio molto importante per la Serie A nel 79 contro il Pescara, famosissimo un esodo dei pescaresi importante, 30.000 pescaresi importanti, noi 5.000. E lì, diciamo, molti Ultras di allora abbandonarono un po' l'idea di seguire il Monza, perché poi diventava un qualcosa di... tanto non andremo mai in Serie A, no? C'è anche quel famoso film di Pozzetto dove disse appunto io tengo il Monza, non andremo mai in Serie A, è stata un po' la nostra maledizione. E da lì molti di Monza, che comunque seguono il Monza, poi hanno iniziato chi andare in una curva, chi nell'altra. E gli anni 80 sono stati anni un po' difficili. Anni un po' difficili dove... in realtà furono i veri anni del movimento Ultras, gli anni 80, dove si formarono a pieno quello che era la mentalità ultra, dove si formava a pieno anche gruppi che ancora oggi ci sono e che portano avanti insomma questo movimento. Per noi furono anni difficili, perché tu hai perso le vecchie generazioni che hanno mollato tutto d'un tratto, ti trovi praticamente tipo la mia, primi anni 90, 90, 91, 92, essere ragazzini, e in un mondo di ormai trentenni, certo, con le difficoltà ovviamente enormi, con un Monza che faceva due anni di B, due anni di C, due anni di B, due anni di C, e quindi insomma ci siamo visti delle categorie interessanti anche già da allora. Beh, la cosa che ricordiamo magari io e Francesco, che siamo degli anni 90, è appunto questo sentore che c'era nella città, perché poi Monza è praticamente attaccata a Milano e quindi è una provincia molto grande, però viveva, come dici tu, il conflitto di avere due grandi potenze come Inter e Milan con cui fare i conti, appunto. Infatti la cosa che a noi creava più, come ti posso dire, sospetto, chiamiamolo così, era che si diceva spesso, soprattutto i vecchietti delle nostre zone dicevano, con Inter e Milan in Serie A non faranno mai andare il Monza, come è se vero, fosse una roba, ti ricordi? Vero. Non so perché. Voi come la vivevate questa cosa? C'era questo modo di dire. In realtà era un modo di dire, ma anche un modo di dire che poi trovava anche il suo... diciamo, trovava anche nei fatti, no? Rigori sbagliati all'ultima giornata, robe di questo tipo, dove lo stadio poi al tempo era uno stadio piccolo, perché poi il Brianteo è stato fatto l'88 per i mondiali, no? Per ospitare
alcune squadre per allenamenti e quant'altro. Quindi non era attrezzato. Poi ricordiamoci che erano anche gli anni di un Milan con una storia complicata, calcio scommesse, tempi di Farina, quindi Primi anni 80, primi anni sì. 80, quindi c'era il sentore che questo Monza proprio in Serie A non c'era tanta voglia di farlo andare, ed era uno dei motivi per i quali dicevo, chi è partito con Movimento Ultra Monza in quegli anni, poi a un certo punto negli anni 80 ha avuto, vabbè, è una causa persa sostanzialmente, anche Certo. perché ovviamente il movimento al tempo nasceva prima dal tifo, se vogliamo, no? Cioè prima eri veramente tifoso e poi diventavi ultras. Nel tempo lo sappiamo, soprattutto nelle categorie minori. Ne parlavamo anche prima nelle pre-chiacchiere Abbiamo fatto da pre-chiacchiere da Barber, Barber prima. e ovviamente molti movimenti nasce prima l'ultras e poi il tifoso, soprattutto appunto negli anni 90, che dicevi giustamente anche tu prima, dove sai di fare una squadra che non avrà mai una grande storia calcistica e quindi lo fai più per appartenenza, aggregazione, per difesa del Certo, territorio, tuo paese diciamo, di per quelle sue origine. valori ultras, ma diciamo sai che non andrai mai a competere. Invece al tempo ovviamente c'era comunque la speranza, no? Perché erano i tempi dei sogni, gli anni 70, gli anni 80, poi era un'Italia anche rampante, no? E quindi c'era quella volontà di dire ok, quindi se non riesco a vincere a Monza vado, poi era anche il tempo insomma della nascita anche insomma, gruppi della Juve anche in questa zona, e quindi diciamo eravamo belli parcellizzati, la concorrenza era tanta. La concorrenza era Tra tanta, era l'altro, spietata, infatti sì. una piccola pillola sullo stadio di Monza. All'epoca ci fu anche un concerto di Michael Jackson, se non Sì, sbaglio, vero? assolutamente. Uno dei due che ha fatto in Italia, ha fatto proprio a Monza, arrivò praticamente dall'elicottero. Poi con le solite dicerie locali, no, non era lui, era una controfigura. Però diciamo che A sono noi sì. ci piace pensare e confermare che era lui a Era tutti lui, gli era lui, effetti. dai, era No, lui, no, era sì, lui, era lui. era lui, era lui. E quindi diciamo, questa cosa qui poi negli anni vi ha creato una sorta, come dicevi prima, di chiamiamola problematica, che poi problematica non è, nel senso che comunque tanti ragazzi che seguivano, perché magari erano proprio di Monza, che seguivano il Milan, che seguivano l'Inter, negli anni poi è stato un gruppo forte che seguiva la Juve, vi ha creato una. Come ti posso dire, una spaccatura in alcune partite in cui magari vi trovavate in meno, piuttosto che No, cioè, era difficile creare aggregazione con queste due realtà. erano diciamo tempi difficili perché, come ti ripeto, era un movimento molto diverso da quello di oggi, è giusto dirlo, e chi l'ha vissuto lo sa. Strutturalmente era differente anche a livello di questura, è inutile No, no, nascondercelo. chiaro, chiaro. E quindi era tutto un po' più semplice, no? E spesso, ripeto, c'era un po' di commistione di curve. Io una cosa che non sopportavo quando ero ragazzino, quando andavo a vedere il Monza, era il momento delle toppe. Allora mi vedeva il Monza e poi nella partita di cartello veniva, però poi c'era la toppa di un'altra squadra. Io non riuscivo a sopportarlo perché per me era un qualcosa di impossibile. Io conta che sono praticamente cresciuto nel quartiere Stadio, Monzello, e quindi ho fatto tutta la mia vita intorno ai colori biancorossi, no? E dico, beh, ma se tu tieni questa squadra e tu credi nei valori ultra, non puoi fare il doppio fedista Certo, certo, comodo. certo. La vivevi con un credo importante, Certo. quindi non concepivi l'andare a Tra vedere due realtà l'altro, diverse. come nasce l'amore per il Monza? Ce l'hai già, diciamo, accennato dicendo che tutta la tua vita è stata orientata intorno all'universo biancorosso, essendo di quella zona, ma non lo so, cosa ti fece innamorare del Monza piuttosto che magari di qualche realtà che all'epoca vinceva in Europa? Da quello che dici tu è giusto, cioè conta che appunto prima si nasceva prima tifosi, no? E poi diventavi ultra. E spesso pensa anche a Grande Toro, no? Cioè crei una generazione di tifosi sulla grande squadra che vince. E per me è stato un po' quasi il contrario, nel senso che da ragazzino con gli amici del quartiere, 12 anni, perché comunque si parla che al tempo quando si iniziava il percorso ultra lo facevi proprio da ragazzino, no? Certo. Oggi si parla di un ventenne, sembra quasi appunto un bambino, ma al tempo erano quelli grandi. Cioè, Sì, no, è vero, è io vero, è ho vero. fatto C'erano generazioni più. le trasferte dove il più grande aveva 18, 19, 22 anni, Era già il no? grande del Era il gruppo. grande del gruppo, quindi erano adolescenti quelli pessimi da dover gestire. Quindi tu nasci nel quartiere, c'era
Centro Sportivo Monsello, che era libero, quindi tu potevi andare magari dopo scuola a vedere gli allenamenti che erano aperti, quindi pensa come cambiano, li vedevi Casiraghi, vedevi Ganz, vedevi Nucciari, cioè vedevi gente che poi comunque a Costa Curta, cioè che ha fatto la storia del calcio italiano, che tu li hai visti da ragazzina assieme a Robbiati, poi chi più chi meno, Cristian Abbiati, col quale tra l'altro ho anche giocato, perché poi una cosa è che non saremmo giocato anche nel Monza. Ah, tu hai giocato anche per il Monza? Ho fatto il capitano primavera. Fantastico. Porca miseria, questa è una roba, 97-90. È una roba che invidio tantissimo, poter giocare per la squadra che per cui tu hai una passione. Hai capito? Lì quindi poi ti scoppia qualcosa dentro, perché vuoi difendere i colori. Quindi io ho fatto curva, poi da curva ci giocavo, poi ho fatto il mio percorso in interregionale, a un certo punto ho deciso di smettere, ho dovuto andare a fare ultra, cioè è quello che piace fare a me, no? E quindi no, perché noi siamo sognatori un po' dello stile di Cagno, no? Il ragazzo che per anni frequenta la curva ed è ultras della sua squadra e poi finisce dall'altra parte della balconata in campo, è una roba che è spesso il sogno di tutti i ragazzi. Ma sì, anche perché poi ti vai anche un po' da ragazzo, da ragazzino a impersonificare. Al tempo nostro c'era Casiraghi, perché Casiraghi era uno già da ragazzo, lo vedevi con lui, comunque Brianzolo di Missaglia, Bisana Brianza, Missaglia, se non ricordo male, quindi uno che mangiava la cassola per intenderci, sì, sì. E aveva dietro la sciarpa Igos Monza quando facevano le foto, no? Poi un ragazzo al tempo, sai, era tutto molto cuginuino, quindi assolutamente andava in giro magari nei tornei di calcio dei ragazzini, vedeva lì, ti parlava e... era tutto più reale, ecco, bravo, c'era tutto più a misura d'uomo. E poi, come dicevi tu, si condivideva il sogno, che era poi un sogno vero, quello del calciatore, no? Quello della tua squadra. Oggi, se vogliamo, è tutto un po' più annacquato, perché poi abbiamo perso anche questi che poi, in fin dei conti, erano anche valori sani, perché ti davano una volontà di arrivo. Sì. E io, quando ero lì, tra le mie volontà di arrivo c'era dire: sta curvetta mi piacerebbe un domani portarla a livelli importanti. E io mi sono prefissato questa cosa da ragazzino. E diciamo che ci sei riuscito, possiamo dire tranquillamente che ci sei riuscito. Allora, detto ciò, come siamo arrivati poi, penso intorno alla fine degli anni 90, inizio 2000, alla curva Davide Pieri, ti volevo chiedere il perché del nome della curva, dello striscione, e come è nato poi il movimento degli anni 2000 e successivo fino ad oggi. Guarda, allora, ti faccio un attimino un passo indietro. Proprio su quella definizione degli anni 90, dove ci portavamo degli striscioni tipo Ghost Monza, che arrivavano dagli anni 80, di gente che non veniva più, ma che l'avevamo ereditati da ragazzini, no? Quindi ti sentivi anche un po' in difficoltà, perché magari nel nostro piccolo potevano esserci dei nomi anche tra virgolette storici, però devi avere poi anche le capacità di portarli avanti. E poi era il tempo dei gruppi, delle compagnie di quartiere, quindi okay. Ogni 2x3 vedevi striscioni nascere, perché poi tu immagina, non è una curva strutturata sempre piena, avevi al tempo i tuoi vuoti, quindi arriva la compagnia, oggi noi ci siamo e mettiamo questo, oggi noi ci siamo e mettiamo quelli, i numeri servivano e quindi ti caricavi dentro un po' di tutto. E poi magari duravano una stagione, mezza stagione, infatti era i primi anni 90, era il periodo dei super ultras, quelli che facevano magari tutte le partite per due stagioni e poi sparivano. ma perché? Cioè ti rimarrà qualcosa? Almeno tuttora ci sono queste realtà. Ci sono anche da altre parti, mi consolate. E dico, cazzo, cioè rimarrai attaccato se per due anni le fai tutte, ci sei sempre. Però sai, anche delle volte, non nascondiamoci che in certi periodi era anche un po' la moda, no? Far ultra al tempo dei bomber, degli anfibi, no? E quindi faceva anche un po' moda, ci passavi dalla curva, gli intrattenimenti non erano certo quelli di oggi, e gli svaghi, quindi a un certo punto nasce la Gioventù Brianzola nel 93, perché si sciolgono, diciamo, tutti i gruppi che c'erano prima e si decide di fare questo gruppo unico. Subito dopo si capiva che questo gruppo unico non aveva tanta logica, perché poi, come ogni tanto accade, non sempre, ma ogni tanto accade, che se non sei capace di gestire il gruppo unico, poi nessuno si sente identificato. Esatto. E quindi, non sentendosi identificato, c'è una sorta di direttivo, poi il resto non si sente, diciamo, pieno dentro e fa fatica anche a coinvolgere ed aggregare, no? E poi c'è chi riesce e chi no. Noi in quel momento, anche perché, ti ripeto, due anni di B, due anni di C, due anni di B, e quando tu devi andare in giro a portare il tuo striscione e sei ultimo in classifica già il giro d'andata in Serie B negli anni 90, per Spagnolo non era proprio così semplice, perché Spagnolo era una cosa, poi Spagnolo iniziò a cambiare qualcosa, cioè, 95 giusto? Sì, 94-95 con lo Spagnolo tu arrivi
e dici, cazzo, devi andare e devi tornare, no? Quando vai in 12 a Palermo, semifinale di Coppa Italia di mercoledì, e ti saltano dentro, poi dopo c'è anche mentalità, quindi poi c'è anche dopo uno che apprezza anche il fatto dei gesti che fai, però comunque erano anni complicati. E lì, diciamo, sì, che questo gruppo, da subito, sì, è un gruppo di ragazzi che fonda il SAB nell'estate del 94. SAB nasce da una bandiera dell'Italia, perché al tempo c'erano i mondiali, no? Quelli USA. Ok. Questi soldi erano quelli che erano, quindi si taglia il verde della bandiera e si mette un S, una B, che sta per sempre al bar, sostanzialmente. Ah, ok. Perché se volevi ti fare il Monza, non è che il calcio era proprio così bello. È chiaro, devi trovare un'alternativa. Se non ti riempivi prima della partita o durante la partita, per quel poco che guardavamo, ovviamente tu non, insomma, vedevi il calcio diverso, ecco. Tra l'altro è vero questa cosa, che se capitava in qualche trasferta di non trovare un bar o comunque erano chiusi, voi capovolgevate, sì, lo striscione. Sì, segno di protesta. Se non c'era il bar dello settore ospite o non dava alcolici, lo striscione era al contrario. Oggi no, dobbiamo veramente guardare la partita. Cioè, non è fantastica questa cosa. Io racconterò una cosa, questo è però dei tempi moderni. Ok. Cioè, io avevo detto che facevo una protesta a San Siro quest'anno, perché nel settore ospiti danno gli analcolici. No alcol. Sì, giusto. Ce ne ha parlato un ragazzo, un responsabile della Sud, di questa novità. Io ho detto, non posso, cioè, non c'è astio quando andiamo a Milano con nessuna tifoseria. Cioè, noi non possiamo bere alcolici. Non lo accettiamo. Ci siamo fatti portare gli alcolici quando siamo andati contro il Milan, e quello del bar ha fatto, siete l'unica tifoseria degli ultimi 14-15 anni che vede una roba del genere. Ho detto, ci adeguiamo, sappiamo adattarci, siamo camaleontici. Siamo mossi bene, ho detto no, c'è una protesta formale, quindi dobbiamo portarci per forza gli alcolici, anche perché andare su a Terzano San Siro non è semplice. No, conosco, è lunga. Conosco la camminata. Molto dura. Sì. Quindi stavo dicendo, scusami per questa parola. No, bella, molto bella. E nasce il SAB, uno dei fondatori del SAB era Davide Pieri. Davide Pieri, ragazzo del 71, che era al tempo quasi tra i più vecchi, ma se per conti gli anni era, si parla di gente giovane, uno dei ragazzi e la sua compagnia, diciamo, erano ragazzi anche tra l'altro politicamente diversi da me, no? Okay. Perché c'è anche un po', c'è anche quel tracciato da raccontare. Erano più schierati, diciamo. Erano più, diciamo, dall'altra parte, più a sinistra, okay, rispetto a noi, rispetto a me. Però erano quelli che, ad esempio, quando io andavo in quegli anni allo stadio, li vedevo come un'identità, no? Cioè una compagnia di amici anche al di fuori dello stadio. Invece al tempo c'era molto la compagnia di amici allo stadio, ma poi dopo uno si faceva un po' i cazzi suoi. Questa cosa la compagnia del bar, no? È stata molto frequente anche in altre chiacchiere da bar che abbiamo fatto, comunque anche nella vita privata. Questa cosa di dividere gli amici dello stadio, perché poi c'era questa roba, certo, di dire sono dei miei amici dello stadio, invece noi pensiamo che comunque sia una roba che debba creare un'aggregazione che sia una cosa comunque reale, e debba, se è reale, debba andare avanti anche all'esterno vita, dello stadio, nella vita. E infatti erano un po' gli unici che comunque al tempo a Monza avevano una cosa di questo tipo, perché grandi ultras anche altri c'erano sempre, però c'era sempre questo, come dicevi tu, no? Questa doppia vita, uh-huh, perché si può dire doppia vita, che poi spesso porta a mollare nel tempo, perché ti ritrovi non a condividere nelle gioie e dolori tutto. E loro erano quelli, quando noi eravamo ragazzini, tipo 13, 14, 15 anni, mi ricordo una volta, tipo Davide, anche un altro ragazzo che c'è, Sisco, veniva da noi, ragazzi ci siete, ci aspettano fuori, ci siete? E diciamo sì, veniamo, tutti gasati, no? 15-16 anni, da cazzo andare. Certo. Però tutti, cioè, ti coinvolgevano, no? Poi il tempo era un po' quello, difendere un po' il territorio, anche perché, ovviamente, ripeto, erano anni dove erano frequenti situazioni di conflittualità molto più che c'era oggi, proprio nel sociale, anche sì, all'esterno, sì, dell'ambito stadio. Era un po' tutto diverso. E quindi ti dico, loro hanno fondato il SAB, lui purtroppo muore in incidente stradale nel 98. Mm. E quindi da lì l'idea, visto che lui comunque era in quegli anni uno dei più aderenti a quello che poteva essere lo stile ultras, gli amici che hanno continuato nel suo tempo, quelli che poi sono diventati anche i miei gli amici, perché io arrivo da una generazione un attimino dopo, no? Sono quelli che, sei al tempo, quando hai 5 anni in meno, sono tantissimi. Sì. E quindi noi ci aggreghiamo, diciamo, su quei 4-5 anni successivi,
e abbiamo deciso di appunto di intitolare la curva Davide Pierre. Tra l'altro era una delle prime curve in Italia intitolate alla, a un tifoso sostanzialmente. Cavolo, no, soltanto una cosa veramente bella, apprezzabile e che fa capire comunque quanto c'era attaccamento verso questo ragazzo, magari quanto anche lui era bravo a coinvolgere le persone, certo, a creare magari dei legami, perché per intitolare addirittura l'intera curva, cioè vado a pensare alla Juventus, ha intitolato una curva a Scirea, che era un giocatore, certo, come dici tu, legarla a un ragazzo appartenente che ha comunque aiutato a fondare poi tutto il movimento, è stata una roba veramente forte. Sì, sì, tant'è che diciamo quest'anno, insomma, come tutti gli anni, l'11 dicembre facciamo la sua ricorrenza, vengono su ancora i genitori, abbiamo fatto anche una targa, anche un murale sotto la curva, quindi diciamo ogni decade o ogni 5 anni quando passano cerchiamo di organizzare sempre qualcosa per ricordarlo, ma anche perché poi intorno a dei simboli, a dei messaggi, puoi costruire tutta una storia, no? Come dicevi tu prima, l'importanza di dire non sei solo un gruppo ultra, non ti vedi solo lo stadio, ma leghi quelli che diventano i fratelli della tua vita, cioè quindi quel famoso stile di vita che poi diventa un po' il leitmotiv, il mood degli anni successivi, cioè devono essere i tuoi fratelli, perché solo così tu puoi costruire qualcosa in una città come Monza, che non puoi ambire a grandi traguardi sportivi, solo così puoi portare avanti il movimento. Assolutamente, io legato a questa... a questo legame, scusate il gioco di parole, che di cui tu hai appena parlato con gli amici, che poi sono diventati gli amici di vita, ho una domanda da farti, poi se tu mi vuoi rispondere, se non è troppo personale come domanda, io sono molto più giovane di te, quindi... Grazie per darmi del vecchio. No, nel senso... Io pensavo che fosse aperti oggi per tenermi i capelli. Ma tu hai detto, se vuoi dopo capelli, te li posso tagliare. Tu hai detto prima che 5 anni erano già tanti ai tempi, no, quindi no, ho detto molto più giovane, no. Tolto questo... c'è stata una piccola, quando ero ragazzino, che comunque conoscevamo i responsabili delle curve, comunque siamo vicini, nel senso siamo di Milano anche noi, quindi sapevamo le storie magari dei responsabili, qualche leggenda che girava, e ce n'era una che mi ha sempre incuriosito, che se è vera e me la confermi oggi, è stato un altro dei sogni della mia vita. Se puoi raccontare come è andata il giorno del tuo matrimonio, perché questa cosa qui è un cruccio che io ho da tempo da voler chiederti. Allora, guarda, sarà anche un po'... Se si può raccontare. No, si può raccontare. Si può raccontare perché poi è finita pure sui giornali. Ah, ok, allora quindi... è già sdoganata. Quindi sì, sì. Anche perché io non ero a conoscenza. Adesso te la racconta. Ed è stata la mia curiosità. Allora, già per sposarmi al Duomo ho dovuto inventare che mi sarei trasferito in centro a Monza. Che non è vero, però me l'hanno accettato. Quindi mi sposo al Duomo di Monza, e con 300 persone, insomma, macchina regalata, tra l'altro, la macchina me l'ha data quello che adesso è il direttore sportivo del Catanzaro, Diego Foresti, okay, che lui è stato team manager del Monza, quindi è venuto anche lui al mio matrimonio, perché poi mi ha tenuto con le persone che erano veramente valide anche delle società. Ti dico che in questi 25-30 anni abbiamo avuto dei buoni rapporti con tutti, con altri un po' di meno, perché siamo andati anche un po' a trovarli in situazioni, diciamo, dove ci vanno a chiarire un po' di cose. E anche su qualche aneddoto carino, poi se vuoi. No, perché sapete, nelle intercettazioni, però positive. Ah, ok. Positive. Allora, sono venuti gli ultras e mi hanno evitato di fare questo, quindi noi eravamo la parte buona. Ok, magari meno male, ogni tanto. Un po' aggressivi, ma quelli che non permettevano di fare le wash machine delle società in C per riciclare soldi. Sono cose così, questo tipo. Vabbè, andiamo invece alle cose più positive. Niente, partiamo con sta macchina per il centro di Monza, e io vedevo che continuavamo a girare in tondo, ma io sapevo che il ristorante era verso Merate, no? Il ristorante che avevamo preso, perché non ci andiamo a lasciare. Ma no, ma sai, dobbiamo fare un giro, perché poi mia moglie non me l'aveva detto, perché è una sorpresa. Okay. A un certo punto vedo che arriviamo allo stadio, dopo un po', e vedo che gira verso lo stadio, ma perché stiamo andando allo stadio? Vedo le porte aperte, la macchina entra dentro il campo di gioco praticamente, e vedo tutti i ragazzi con... diciamo con tipo un fiume di torce, mi fanno lo stadio con Core quando entriamo. È stato un momento fantastico, veramente bello, no? Perché mi ha legato, diciamo, proprio tanti momenti della mia vita, proprio quello che è, insomma, casa mia, penso, casa mia, casa non solo mia, ma mia intera, certo perché ti senti tu, è stata una roba che a me mi ha creato un fascino nel racconto, che sembrava quasi una leggenda, adesso me l'hai confermata, quindi è un altro dei sogni che è irrealizzabile per me, okay. Però diciamo che al tempo ho avuto anche la, forse in questo caso, la fortuna che il Monza era in Serie D, ok, quindi anzi, tra l'altro, quel giorno il Monza ha vinto lo scudetto.
Anche noi abbiamo vinto lo scudetto di Coppa Serie D. La Coppa Italia di Serie D? No, no, proprio lo scudetto, perché poi chi vince fanno il tipo i playoff. Ok. E c'è una che vince, abbiamo vinto con Ravenna, e praticamente l'hanno spostato il giorno, e mi si è trovato proprio il giorno del mio matrimonio. Quindi io ho voluto la curva lì, che è voluta venire lì invece andare a vedere la partita, li ho ringraziati. Fantastico. È stata l'unica partita che non abbiamo seguito. Fantastico. Però abbiamo vinto lo scudetto, forse della serie, forse meglio che ve ne andate. Era un segnale anche quello. Ti volevo chiedere, la trasferta più scomoda che hai fatto nella tua vita di ultras? Allora, in realtà la trasferta più scomoda... Sotto tutti i punti di vista. Sì, sì, sì. Non è necessariamente quella più lontana, è quella che proprio non vuoi fare. Ce n'è uno in particolare che dico che è un incubo per me. Delta Porto Tolle. Delta Porto Tolle è una squadra sul delta del Po. Ok. Che per arrivarci e fare tutte statali, tre multe abbiamo pure preso. E con buche, penso verso Rovigo, adesso non mi ricordo neanche la strada. E da metà classifica in C2. Quindi sai quelle, ci perdi 8-10 ore tra andare e tornare. Quando arrivi non c'è niente. Niente, perché è un campo che forse è il campo del Colonia più bello, non lo so. Sì, confermo. Quindi cioè, è una roba che dici, ma chi? Lì, sono beh, abbiamo toccato dei momenti e dici, ma che cazzo te lo fa fare, no? E lì torna il discorso di prima, se non vedi chi c'è di fianco, certo, dici, ma non ne vale proprio la pena di sta roba qua. Quindi proprio scomoda è collegata anche al momento, perché poi sai, per noi le trasferte al sud in realtà quando sei in C le fai quando c'erano i gironi che si inventavano i gironi in orizzonte. È vero che prima erano tutto un modo diverso, adesso invece hanno spaccato in tre il girone. E quindi invece adesso ne ha rimessi, prima magari ti capitava il girone della parte dell'Adriatico, la parte del Tirreno, allora alla fine sì, magari erano scomode, però erano degli eventi, no? Quindi partivi con i 3-4 furgoni, perché poi i numeri erano chiaro, dovevi anche tornare indietro, perché quando vai in certi posti sono due tifoserie di rispetto. Adesso non faccio il nome di sta tifoseria, una volta eravamo in B, era un mezzo furgone, arrivano due pullman di una squadra di Serie D pugliese, ci vedono, cazzo, mi ha detto, cazzo, sono due pullman, scendiamo, noi eravamo tanto metà pullman, 30. Lo fanno, cazzo, mozzo, oh, grandi io! Con la gocciolina che cola da sopra. grandi. Grazie. Devo scappare, che devo fare, dobbiamo tornare. Perché poi sono tutti scemi, no? Certo. Quando è giù, che dicono, Sì, perché poi loro anche nelle categorie molto minori, perché tra l'altro loro hanno anche squadre di eccellenza di Serie D che hanno dei gruppi, certo, con grande seguito, certo. E quindi quando tu fai quella statale per andare sulla parte appunto delle grandi città o comunque anche delle squadre di Serie B, rischi di beccare chiunque, da Fasano a Monopoli. Sì, certo. A... Perché comunque massimo rispetto, perché io avendo la nostra storia, io ho sempre rispettato tutti quelli che vanno in giro con una pezza per difendere i propri colori, quindi... devi sempre portare, perché poi quella volta ti va bene, quella volta ti va male, ma non puoi sempre avere la speranza che non trovi quelli che te la vogliono fare a prescindere. No, chiaro. Allora, siccome tutti mi hanno, quasi tutti mi hanno risposto Napoli, come la vivete voi una trasferta così, che adesso siete una realtà con numeri più considerevoli di te, dici a livello di... A livello di tutto, a livello... Beh, a Napoli noi abbiamo avuto esperienze... Ostilità. Ostilità, bravo. Due esperienze brutte, perché ti fermano a casora e ti tengono... Cioè, in realtà che noi non eravamo proprio abituati, no? Mm-hmm. Come, cioè, scendono uno a uno, ti filmano uno a uno, ti perquisiscono qua, ti scortano, ti devono dire loro dove vogliono fermarti, ci devi litigare perché poi magari hai donne sul pullman, sono cose che si possono dire perché non ho problemi a dirle, no? Cioè, donne sul pullman ti vuoi fermare anche un po' dove cazzo vuoi, pullman li paghi tu. Chiaro. E quindi, ecco, quindi, però c'è tutte queste quasi imposizioni che tu puoi anche poi volendo non farle, però sai benissimo che la prima occasione ti fanno scontare. Ecco, poi magari raccontami come è stato vissuto questo cambiamento, come dici, la realtà calcistiche minori, dove hai un po' più di libertà ad avere comunque, ad affrontare comunque stadi dove ti devono dire dove ti devi fermare, come devi arrivare, come devi l'orario. Sì, soprattutto perché poi sai benissimo che poi sai, molti dicono, puoi anche non farlo, certo, sicuramente puoi anche non farlo, la verità. Però poi sai benissimo che, ripeto, alla prima mezza cavolata ti diffidano qualsiasi cosa, no? E quindi devi sempre un po' usare la testa dal mio punto di vista. Poi, ripeto, io non insegno a nessuno, come non voglio che nessuno insegni a me. Ognuno viaggia con la sua esperienza.
Però diciamo che si è alzato molto il livello dell'attenzione. Poi noi abbiamo avuto anche, da un lato, la super fortuna di aver avuto questa acquisizione Fininvest, che ovviamente è quella che ci ha mi ha portato su questa bellissima poltrona. magari non mi chiamavate. Ti ringrazio, però l'ho fatto comunque. No, ci credo, ci credo. Però diciamo che ti ha portato anche una ribalta mediatica dove tutta l'attenzione è completamente aumentata. Poi nel frattempo Monza è diventata comunque provincia negli ultimi anni, diventata provincia, e quindi quando diventi provincia diventa anche questura, perché prima non avevamo una questura nostra, dipendevamo sempre da Milano, c'erano dirigenti, e quindi anche il livello di attenzione è tutto completamente differente. E spesso le nuove questure sono questure nuove, quindi non hanno neanche un'esperienza dietro, arriva gente un po' sparsa, ognuno dice certo, la sua, quindi certo. Ne abbiamo viste anche lì, insomma, di ogni. E beh, l'abbiamo visto con la prima diffida, col primo scontro con l'Udinese in Serie A, ci è arrivata la prima diffida a 10 anni. Quindi con l'era Fininvest l'attenzione mediatica è diversa, e quindi se prima in C o in B qualche marachella te la facevano passare perché l'impatto mediatico è relativo, gira tutto oggi quello che vedi è che l'impatto mediatico fa la differenza, no? Ognuno poi fa il suo lavoro, quindi ognuno vuole portare a casa la pagnotta, e chi fa il suo lavoro ma che è dall'altra parte, no? del fiume, ovviamente quando c'è un impatto mediatico diverso ci va giù con un altro tipo di mano rispetto a prima. Assolutamente. Prima era un po' più divertente, nel senso che c'era più cioè son due bellezze diverse, inutile che, cioè, siamo contenti di essere dove siamo, no, chiaro, qua chiaro. A raccontarci barzellette, no? Però sono due mondi diversi, cioè alcune categorie rispetto alla Serie A sono due mondi diversi. Esperienze diverse, però è anche bello aver avuto la possibilità di viverle tutte a questo punto, perché comunque, come dicevamo prima, sempre nelle pre-chiacchiere, ci sono realtà che magari appartengono alla Serie A, come è sempre stato da una vita, e non sanno cosa vuol dire poi viaggiare in realtà minori, sempre parlo calcisticamente, come si affrontano quelle, perché cambia proprio totalmente. Sì. Cambia totalmente. Come hai detto tu, io sono molto contento, perché è innegabile di averle, cioè, in questi 30 anni di vita Ultras mi è capitato di viverle tante ere, no? Raciti, cioè tante situazioni. Hai visto il cambiamento? Tanti anche. Cambiamenti, ovviamente le ho viste magari in categorie minori rispetto a chi l'ha vista in categorie maggiori, quindi posso solo che immaginare l'impatto, no? Arrivare in alto, ed è quello che dico sempre. Poi non credo che ci siano delle regole, credo che ogni realtà ha la sua storia, e quando la vivi in un certo modo e la vivi con passione, la vivi perché è la tua vita, sai come puoi adeguarti anche al cambiamento, perché è inutile negarlo che chi dice il calcio moderno contro il calcio moderno, poi di fatto tu stesso stai facendo una moda, no? Stai dicendo certo. Una cosa che poi di fatto certo. Anche prima era molto un movimento molto più spontaneo, si rubavano le striscioni ai club, cioè arrivavi in certi posti, ti tiravano delle sassate così a 40 metri, quindi poi uno dice non la lama, no? E, capito, mi tiri i preotti così certo. Da lontano. C'è una famosissima accoglienza che avete avuto, se non sbaglio, a Pisa, sì? Che è rimasta nella storia, il treno speciale. Pisa è scomoda. Voi andaste a giocare, mi pare, un playoff, o comunque una sfida importante, dove è rimasto nella storia l'accoglienza dei pisani che vi riservarono. Beh, noi abbiamo fatto una partita molto bella. Allora, Pisa, tra l'altro, è una partita per me ricorrente, perché la mia prima partita in curva da ragazzino è stato un Monza-Pisa nel 90. E poi c'è stato un tempo, anche quasi una sorta di amicizia che è durata mezzo tempo. Dei ragazzi prima di me che ti citavo prima, e poi c'è stato quel famoso finale di playoff di C nel 2006-2007 con fine con scontri in campo, e insomma è stata una giornata bella, bella movimentata. L'ultima volta non siete venuti in Serie A proprio battendo sì. loro? Infatti io quando ho visto che giocavamo contro il Pisa ho detto ancora? No, un incubo che si ripete. Ci sono quelle sfide nella vita, che siano sportive o meno, che gira e rigira, ti si ripresenta. Sì, tra l'altro supplementari, siamo arrivati supplementari. L'avevo vista quella. Tra l'altro, ripeto, quando ho visto quella partita ho detto no, è un incubo. Non ce la facciamo, perché comunque andare a giocare all'Arena, io ho sempre avuto molto rispetto, perché poi sai, tu puoi essere anche di alcune tifoserie rivale, ci possono essere state anche delle cose, però puoi avere anche un grosso rispetto
Io Pisani l'ho sempre stimati come curva, per me tra le Toscane sono sempre state le migliori, se non anche la migliore in certi momenti, e per ovviamente per come ho vissuto io il movimento ultra, chiaro per le tue esperienze, e quindi confrontarsi con loro è stato bellissimo, andare là e vincere e andare in Serie A, che per me non era né una Champions League, neanche un triplete, proprio la partita di un secolo di storia, di umiliazioni, di ogni cosa, e vincerò là è stato molto bello, ma non tanto contro di loro, ma perché abbiamo chiuso un cerchio, certo, con la nostra maledizione, no? E tra l'altro noi siamo arrivati molto prima, perché io volevo arrivare quando la squadra entrava in campo per fare il riscaldamento, per fargli vedere che eravamo già lì a sostenerli, quindi è stata una partita lunga 6 ore, anche lì senza alcolici. Con lo striscione è stato difficile portarla a casa. Ma poi volevo chiederti una domanda che penso che tutti i tifosi abbiano un sogno nel cassetto che ancora non si è realizzato. Nel tuo caso secondo me può essere stato il pericolo di non riuscire a vedere mai il Monza in Serie A. Ti è mai passato per il cervello di non riuscire mai a vedere il tuo sogno realizzato? Beh, io in realtà non ci ho mai creduto alla Serie A, e non ci ho mai creduto. Tu conta che parlavamo prima del matrimonio, eravamo in Serie D, stavamo ritornando in C1, e poi siamo andati in B dopo che ci ha preso Fininvest. Non c'eravamo in B dagli anni di cui parlavamo prima con Francioso, quindi si parla del proprio fine. Gillet, Galtier, insomma, tutti quei giocatori che poi anche Evra, in realtà. Evra, sì, Evra, sono Evra, passati Evra, pure da Monza Evra. E poi hanno fatto tutta la strada. E quindi già la B per noi era, cioè la B per noi è sempre stata la nostra A, perché poi la mia generazione non ha mai visto una B di alta classifica, e se arrivavi a metà era già un miracolo, no? Quindi per noi già la Serie B era qualcosa di importante, anche perché poi non riuscivamo dal punto di vista ultras a creare dei cicli che creassero una continuità anche con i giovani che si aggregavano, no? Perché poi è normale che il giovane vuole anche un po' vincere. Però voglio dire, posso dire una cosa, sempre con rispetto per qualunque piazza, come dici tu, chiunque difende una pezza è da rispettare. Era una Serie B con meno realtà che facevano esploa come adesso, che stanno venendo fuori tante realtà, era una Serie B comunque con piazze importanti, cioè era una Serie B degli anni di... C'era l'Hellas, Perugia, Torino, erano... società che facevano anche loro su e giù tra la A e la B, ma comunque era una Serie B di tutto rispetto. Ricordo, cioè, uno spareggio del 97, se non mi sbaglio, Perugia-Torino. No, ma infatti ti scopravi contro realtà inarrivabili, no? Ma inarrivabili dal punto di vista calcistico e oggettivamente anche dal punto di vista ultra. Il Genoa era in Serie B in quegli anni, sì, anche. Il Genoa, noi abbiamo fatto anche un playoff di C con Preziosi il primo anno, perché noi abbiamo perso contro il Genoa la finale di playoff nel 2005. Nel 2005-2006 abbiamo perso finale playoff col Genoa, 2006-2007 col Pisa, che erano gli anni che aveva come presidente Bennini, gli anni un po' più belli degli ultimi 20 anni di storia. Chiaro. Poi dopo abbiamo fatto proprio un underground con Seedorf, tutta infatti, la sua cricca. Volevo chiederti anche questo, se non ricordo mai aveva acquistato un Monza anche quello del Seedorf. Seedorf aveva preso il Monza, era un po' il governatore ombra, e diciamo che ci ha portato un po' nel tempo, prima la sua gestione, poi la gestione successiva al secondo fallimento della storia. Poi con personaggi, abbiamo avuto un certo Armstrong, che era un anglo brasiliano legato a Lula, che poi è scappato con 60 milioni di rubati. Fantastico. Qua. Quindi ci sono trovati poi dei soggetti di dubbia provenienza. Poi era anche un po' il momento dove il calcio scommesso in C poteva fare la sua, perché comunque gli stipendi erano quello che erano, quindi era più facile un po' giocare sulle partite, ecco. Insomma, gli anni erano complicati, quindi la Serie A per noi era qualcosa di inarrivabile. Poi la speranza da monzese è sempre stata quella che comunque un tempo Gagliani, essendo cresciuto e tifoso del Monza, nato e cresciuto a Monza, cresciuto a livello dirigenziale a Monza, perché lui ha fatto dal 75 fino all'85 prima di passare poi con Berlusconi, la speranza ha detto magari nel finale della sua vita sportiva tutto sommato ci pensa ancora sto Monza. In realtà poi abbiamo visto che ci ha preso proprio Fininvest lì e abbiamo detto ci ha pensato anche prima, allora forse ci arriviamo. Quando arrivava Silvio hai capito, quando è arrivato lui detto, bah, forse allora forse loro non sbagliano, è il momento, sarà un obiettivo,
è il momento che si può pensare che anche, anche sta Cenerento del calcio italiano la sera. Che anno l'hanno acquistato? 2017? No, ci hanno acquistato 2019. È stata una bella scalata e una bella storia che comunque rimarrà nella storia del calcio italiano indubbiamente. Fausto, io voglio chiudere come facciamo con tutte le puntate che dedichiamo alla rubrica Ultras con la domanda per eccellenza. Qual è la tua idea dell'essere Ultras? Ci hai già raccontato ampiamente i vari cambiamenti della tua vita legati al cambiamento anche del mondo Ultras generazionale. Come la vivi tu e qual è l'ideale che tu racconteresti a un ragazzo che si approccia oggi a entrare a far parte del tuo gruppo? Beh, guarda, la domanda è le domande, perché è molto difficile e io ci tengo a dire che ovviamente do la mia visione, no? Che non vuole essere necessariamente come dovrebbe essere per gli altri, quello che è stata la nostra esperienza. Noi, come ti dicevo, abbiamo legato, non avendo una squadra sportiva forte alle spalle, non potevi legare sul discorso sportivo, sull'ambizione, ma dovevi legare sulla vita comune, quindi creare proprio una comunità, una comunità di fratelli, perché poi alla fine il mondo là fuori ci vuole tutti divisi, ci vuole tutti uno contro l'altro, è sempre un mondo un po' più egoista, no? Un mondo che quello bravo è quello che poi alla fine ti incula. Sì, e confermo. Quindi creare, è rimasto poi lo stadio uno dei pochi posti veramente aggregativi, e questa funzione sociale di far capire che ci sono dei valori sani nel vivere insieme, poi lì è legato ovviamente a un fattore sportivo, quindi avere il tuo simbolo, che è il simbolo del tuo gruppo, il tuo mito, che avere i tuoi giocatori, la tua storicità, una sede da difendere, una sede col quale condividere poi momenti belli, abbiamo parlato prima di matrimoni, potrebbe parlare di battesimi, momenti anche difficili, vedere i tuoi fratelli ai funerali dei tuoi cari, cioè una vita che va vissuta interamente. Lo so che magari può sembrare esagerato, no? Per chi vive solo il fattore sportivo, ma se tu gli dai dei contenuti molto più forti, alla fine vedi, è uno dei pochi posti ancora dove vedi il papà e il figlio che gioiscono insieme, no? E ci colleghi tutto, quindi dare un vero senso a questa vita ultra, credo è un movimento che è cambiato molto, un movimento che può dare ancora tanto se gli diamo i giusti contenuti, e che poi sono anche quelli del chi sbaglia paga, sono anche quelli del confronto leale, sono anche quelli di una vita un po' più vera, meno borghese, meno finta, meno ipocrita. Un'immagine veramente bella quella che hai descritto, sono... Io concordo in toto. Sì, ragazzi, noi speriamo che vi sia piaciuta la nostra chiacchierata. Io ti ringrazio, Fausto, veramente. Grazie a voi, ragazzi. È stato con noi. Ci vediamo, ragazzi, al più presto con un altro podcast. Seguiteci, mi raccomando, per nuovi contenuti sulle nostre varie piattaforme. Instagram e YouTube, Chiacchiere da Barber. Mettete un bel like e commentate a pioggia, più che potete. Ciao, ragazzi, alla prossima. Ciao a tutti.